Oggi domenica 14 luglio qui in Piazza dell'Olmo a Montepagano, un evento molto importante per ricordare un personaggio illustre di Roseto degli Abruzzi, Pio Rapagnà. Siamo con la vedova Giovanna Forti. Oggi hanno apposto anche due targhe qui alla casa dove ha vissuto Pio Rapagnà. Diciamo che qui è nato e cresciuto e si è formato in questo paese e ringrazio questo paese per avergli insegnato a guardare dall'alto di questa collina incantata tutto l'Abruzzo che lui ha amato e abbracciato col suo intervento, con la sua presenza di attivista nella società. E poi questo paese lui ci è cresciuto, ma poi è andato via, è andato a Roseto, è andato a Trento, è andato e mi ha portato in tutti i paesi d'Abruzzo perché lui è intervenuto sui problemi che riguardavano l'intero territorio regionale e con il traffico pesante direi anche le Marche. E poi quando è stato deputato si è interessato ai problemi anche nazionali. Una volta finita questa breve legislatura che durò solo 2 anni, ha continuato ininterrottamente fino alla sua morte il suo impegno civile. Ultimamente si era riconcentrato su Montepagano perché questo borgo sta morendo e non merita, è straordinario. È qui dove lui è nato e tornato e questa targa è un riconoscimento di questo suo ruolo di cittadino che è nato qui, qui si è formato e qui è tornato dopo aver fatto questo viaggio in terra d'Abruzzo e riportare una nuova speranza e un nuovo inizio. I sogni che sono avverati, direi, quello di stare comunque insieme alla gente e di vedere dei momenti in cui insieme si riusciva ad rialzare la testa e affrontare e risolvere i problemi.